Ciao, riprendo da questa piccola animazione con la palla che abbiamo fatto la volta scorsa per farvi vedere un attimo come possiamo andare a mostrare in modo diverso la Onion Skin. Abbiamo visto un paio di lezioni fa che possiamo attivarlo o disattivarlo. Nelle proprietà dell'oggetto Grease Pencil, qui, ci sono queste opzioni riguardo all'Onion Skinning che sono diverse. Prima di tutto questa sull'opacità, quindi se per esempio la trovate troppo invasiva a 0,5 potete abbassare l'opacità dell'Onion Skinning e quindi vi mostra in maniera più leggera il fotogramma precedente e il fotogramma successivo. Poi qui abbiamo delle opzioni, allargo un po' la finestra, qui riapro questo qui. Allora vedete fotogrammi prima 1, fotogrammi dopo 1. Potrei volendo anche alzare questo numero. E ovviamente adesso si nota poco perché l'opacità è bassa, però vedete in questo caso non mi mostra più un fotogramma prima e uno dopo, ma me ne mostra due prima e dopo e tra l'altro li sfoca sempre di più, quindi vedete quello più indietro ancora è ancora più chiaro. Potrei portare a 3 e vedrei ancora un altro in più prima. Quindi questo mi può aiutare quando disegno, appunto. Volendo potete anche disattivare del tutto l'onion skinning anche in questo modo, mettendo a 0 invece che a 1 o a 2. Quindi questa opacità regola e se voi qui alzate il numero, ovviamente dovete un pochino forse alzare l'opacità, altrimenti i primissimi non si notano. Se volete stare comunque leggeri ma non si vedono, sotto display potete disattivare fade e in questo modo tutti i keyframe prima e dopo verranno visualizzati senza sfumarsi, quindi potete decidere se avere questa sfumatura mano a mano che si allontanano dal fotogramma attuale. Siccome se faccio un render con F12 ovviamente non vedo l'onion skinning, c'è anche questa opzione View in Render che vi permette di averlo anche renderizzato se per qualche motivo lo voleste. Quest'altra opzione con i colori custom vi permette di cambiare, quindi vedete potete o disattivarli e vengono usati i colori di default di Blender, diciamo de decisi da lui, quindi vedete sono due azzurri, altrimenti con Custom Colors potete decidere il colore del keyframe precedente, magari vi piace di più che sia rosso il precedente e azzurrino il successivo, potete andare a cambiarli qua, insomma, e quindi variare il colore dell'onion skinning prima e dopo. Finora siamo rimasti in questa modalità keyframes che vi mostra i keyframe prima e i keyframe dopo. Quindi, anche se mi metto qui al fotogramma 6, dove il precedente si trova al fotogramma 3, comunque questo 1 me lo mostra perché sono nella modalità keyframe, quindi mi mostra il keyframe precedente, anche se non si trova al 5, ma si trova al 3. Io sono al 6. Se scegliessi frame, mi mostra solo quello che c'è esattamente un frame prima e un frame dopo, quindi al 6 non mi mostra un bel niente. Se mi sposto al 7, ecco che comincio a vedere quello successivo che sarebbe stato quello dell'8. Quindi attenzione che volendo potete decidere di visualizzare non i keyframe, ma i frame veri e propri prima e dopo. E se, come in questo caso, non ce n'è nessuno, non mostra nessuno. L'altra opzione è selezionati, vi mostra solo i keyframe che selezionate. Quindi se trascino, attenzione, opla, allargo un po'. Se trascino per esempio una selezione qui e seleziono questi keyframe, ecco che mi vengono mostrati tutti questi keyframe selezionati. Oppure potrei premere il primo e l'ultimo e anche questo qui e vedete mi mostra solo questi. Adesso sono un po' poco visibili, sono molto distanti, quindi devo tirare via fade, però vedete, volendo, posso anche decidere di mettere selected e mi mostra solo i keyframe che io seleziono e decido di vedere. Normalmente l'opzione di default è quella più tipica, insomma, con il fade e i colori, questo è il modo più tipico, insomma, di utilizzarlo. Grazie e alla prossima.